Pearl da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di riospitare una vecchissima conoscenza che fa di nuovo centro col suo personale folk viking metal. Draken ce l'ha fatta ancora, volendo stringere all'osso, e questa è la sintesi perfetta di Glory to the Secret Land, settimo album della sua one man band Bloodshed Valhalla. Lungo la storia di Heavy Metal Heaven ci siamo occupati diverse volte del progetto gestito da questo musicista lucano. Dopo il live report e la recensione del non eccezionale quinto album Ragnarok sulla vecchia Webzine, è successo anche qui sul canale. Eravamo appena agli inizi quando ci siamo occupati del sesto Second Chapter, un lavoro che avevamo molto apprezzato e se ti interessa trovi la recensione al link qui sopra. Per questo le aspettative sul progetto Bloodshed Valhalla erano abbastanza alte. Glory to the Secret Land però non le delude affatto, anzi conferma quanto di buono sentito nel predecessore. Lo fa pur cambiando direzione almeno un po'. Se a livello stilistico rimane il solito viking metal di base folk, ricco di suoni e con qualche influsso black metal, a cambiare è la struttura del disco. Stavolta invece che 4, i brani sono 6, più brevi e variegati. Da un lato questa maggiore estensione è all'origine di qualche momento morto, specie nella opener Fly My Raven, divisa tra buoni passaggi ma altri poco incisivi, specie per quanto riguarda i ritornelli. Ma è un difetto di poco conto. Per il resto, Glory to the Sacred Land presenta tutti gli elementi che avevano sancito la grandezza di Second Chapter. C'è per esempio lo stile personale che Bloodshed Valhalla ha creato unendo l'epicità dei Bathory col folk metal nordico moderno, e c'è una registrazione curata con gli strumenti folk che non sembrano sintetici come sono, né danno fastidio. Soprattutto, però, l'ispirazione di Draken è la stessa rispetto al predecessore. La si può sentire per esempio in A Star for My Victory, oppure Rise and Fight, Glory and Victory. La prima è gloriosa, quasi da brividi per l'epicità sprigionata, specie coi ritornelli, e i lunghi giri folk scongiurano ogni rischio di qualche momento morto negli oltre 17 minuti che la rendono la più lunga del disco. L'altra invece può sembrare tamarra e strana all'inizio, ma poi ha un'evoluzione piena di svolte e bei fraseggi folk. Il tutto ben incastrato per generare un mood battagliero fino al finale, ripetitivo ma trionfale in maniera grandiosa. Il picco assoluto del disco è tuttavia Non sei tu. Cantata tutta in italiano, possiede anche un testo evocativo. Si innesta su un'alta progressione molto varia che attraversa paesaggi oscuri e striscianti vicini al black metal, ma altri trionfali come il ritornello, davvero di impatto assurdo. Da citare anche il momento più dinamico e coinvolgente sulla tre quarti. Anche il resto svolge il proprio lavoro in maniera egregia, per 12 minuti e mezzo davvero meravigliosi. Certo, dobbiamo anche dire che facendo un confronto con Second Chapter, forse è quest'ultimo a vincere, vista la maggior compattezza e l'assenza del già citato difetto, ma lo fa davvero per un pelo. Anche Glory to the Sacred Land è un album di quantità e qualità eccellente, forse non originalissimo, ma di grande impatto. Al suo interno si respira la personalità di Draken, oltre che il suo gran talento. Anche per questo, se ti piace Bloodshed Valhalla o se sei un semplice fan di folk e viking metal, cosa possiamo fare se non raccomandarti un ascolto? Voto di Heavy Metal Heaven 87 su 100. La nostra settimana si chiude qui. Ti abbiamo intrigato a proposito del progetto lucano? Diccelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividerlo. Ti invitiamo poi a iscriverti al nostro canale e a cliccare la campanella degli avvisi per rimanere al passo con i nuovi video che pubblichiamo ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.